Ciao, in questo video vedremo come creare una macchina virtuale all'interno dell'infrastruttura che abbiamo visto col video precedente. Per creare una macchina virtuale all'interno di questo host, che è l'unico che abbiamo attualmente, dobbiamo cliccare su Create a New Virtual Machine. Nelle configurazioni abbiamo la scelta tipica o custom. Custom ci dà la possibilità di cambiare alcune cose in più rispetto alla configurazione tipica. Per la macchina che andremo a creare, la configurazione tipica va bene. Comunque possiamo anche rieditarla in un secondo momento senza cliccare su Custom. Diamo il nome alla macchina. Scegliamo il data store, in questo caso ce n'è solo uno. Scegliamo il sistema operativo, in questo caso è una Linux 164 bit, versione 4567, la nostra è una 665 se non sbaglio. Qui selezioniamo l'adapter, io di solito scelgo le 1000. Diamo una dimensione al disco della macchina, è un disco virtuale. Qui abbiamo tre possibilità. Queste due creano il disco esattamente delle stesse dimensioni che noi indichiamo. Invece il team provisioning occuperà sul disco solo lo spazio che veramente occupano i file. Faccio un esempio: se noi di 8 giga ne usassimo solo uno per l'installazione, sul disco, usando l'opzione Team Provisioning, verrà scritto un file da 1 giga. Invece con queste altre due opzioni, si riserva, diciamo, lo spazio di 8 giga. Questa opzione qui serve per condividere i dischi con altre macchine. Nel nostro caso Team Provision, qui mi fa vedere tutte le configurazioni che abbiamo effettuato. Mettendo questa spunta si va a rieditare subito la configurazione. Si presenta, ci dà la possibilità di modificare la memoria, le CPU, potrei aggiungere anche un'altra CPU e modificare anche altre cose. E aggiungere magari anche altre cose tipo un nuovo hard disk, eccetera, eccetera. Per adesso lasciamo così pulita standard. Clicco su finish. Qui in basso vedremo lo status in progress. Verrà creata la macchina virtuale che andremo ad accendere per poi fare l'installazione vera e propria. È creata, clicchiamo sulla macchina e su power on. La macchina si avvia, apriamo la virtual console e attacchiamoci. Per fare l'installazione ci colleghiamo o con un CD o con una ISO locale o sull'host. Io ho una ISO qui su una chiavetta USB, quindi nel local disk. Ok. A quel punto qui, dopo che si è selezionato la ISO, bisogna riavviare questa macchina virtuale cliccando su VM Send Ctrl Alt Del. Eccolo qua. Installiamo. Qui mi chiede se voglio fare il test del media dove c'è la ISO. Io lo salto, se no ci impiegherebbe troppo. Poi so che la ISO è buona perché l'ho già provata altre volte. Ok, questa è un'installazione standard in CentOS italiano, tastiera italiana. Storage di base,
mi chiede se voglio cancellare i dati sul disco virtuale, che è la configurazione di rete. Gli dico solo di connettere l'avvio, ok. Dopo il resto è configurato in DHCP, per adesso mi va bene. La passo di root. Dice che è debole. Utilizzo tutto lo spazio del virtual disk. Qui potrei crittare l'hard disk oppure riguardare e modificare il layout di partizionamento. Scrivi i cambiamenti su disco. Formattazione in corso, S4, inizio processo di installazione. Questa è un'installazione minimale, quindi solo console senza interfaccia grafica, adatta per un web server, ad esempio. Mettiamo in pausa e riprendiamo non appena finito di installare i 205 pacchetti. Ok, l'installazione è completata. Posso a questo punto disconnettere la ISO. E riavviare la macchina. Questa è la fase di avvio. È la 106.6. Ci loghiamo, root, una password, vediamo che indirizzo di rete ci ha segnato. Adesso proviamo a collegarci in SSH con PuTTY o qualsiasi altro programma SSH. Come root. La password. Ok. La macchina è perfettamente funzionante anche in rete locale. Con questo è tutto. Nel prossimo video vedremo altre funzionalità del Hypervisor vSphere Client. Ciao, e mi raccomando, inserisci i commenti qui sotto il video.